Ben ritrovati in questa nuova seconda puntata del Ludonarracon, episodio 2. Episodio 2 perché ieri sera ho fatto. Andate a recuperarlo se per caso ve lo siete perso. Dovrebbe essere già in past broadcast degli elementi in evidenza al momento, non ancora su YouTube, ma già su Twitch. Ieri sera ho fatto le prime 2 orette circa. Ciao Tommy, benvenuto. Tra l'altro adesso ho messo anche Nightbot, per cui si possono mandare tipo i messaggi o scrivere le cose. Nightbot dice delle cose tipo ogni tot tempo. Poi magari hai rotto tutto, però ho provato a fare delle cose. E ho messo anche delle grafichine da parte delle infos. Cos'è che stavo dicendo? No, appunto che ieri sera ho già iniziato, ho fatto una prima di Screamin'. Dei giochi meno interessanti del Ludonarracon, divisi nelle categorie 4 e 3, che sono dei gradi di interesse che, man mano che il numero diminuisce, sale l'interesse. E ho parlato del supporter pack del Ludonarracon, che è molto interessante. Ah, tra l'altro, mettiamoci un po' di musica, delle OST incluse. Continuiamo con la musichetta di ieri sera. Su quelle incluse nel supporter pack della Ludonarracon e abbiamo visto un pochettino di grafiche incluse nel supporter pack, abbiamo parlato di Cyrano incluso nel supporter pack e no, non mi hanno pagato per parlare del supporter pack, ma me l'hanno dato gratis, quello sì. E abbiamo guardato due demo. Ieri sera abbiamo guardato prima Mind Scanners, che in realtà era una demo molto breve e si è visto poco. Era molto simile a Papers, Please. Da quello che avevo già visto in precedenza, mi sembrava molto simile a Papers, Please. Ed effettivamente la demo me lo ha un po' confermato. Perché devi tipo resettare la mente delle persone che deviano troppo dall'idea centrale che ti dice il governo. E in più. Ci sono dei tizi che invece sono contro il governo, ti mandano dei bigliettini di nascosto sotto banco e tu devi dire: ah no, ok, non ho visto niente, non so, boh. E poi puoi scegliere o se andare dalla parte del governo o se andare dalla parte dei tizi. Però non si è visto tantissimo. La seconda demo che abbiamo visto è stata quella di Venice 2089. Videogioco tra l'altro sviluppato in Italia da degli ex Event Horizon di Padova. Un gruppetto tutto italiano di ragazzi tutti giovani. Il gioco sembra molto interessante per quanto riguarda l'ambientazione, per quanto riguarda la storia. Ciao Pierpa, benvenuto. Grazie di essere passato. Sto dicendo, però non mi ha tanto convinto questo Venice 2089 per quanto riguarda le animazioni e alcune cose che sono ancora da rifinire. Però entrambi i giochi che ho provato ieri sera non erano ancora usciti, cioè non sono attualmente usciti, come i due che proveremo oggi, per cui. Perché Nightbot si è subito incavolato, hai mandato troppe emote, devo tararlo ancora in realtà. Penso che sia. Più di due, lo aumenterò il coso. Cioè, in realtà posso già aumentarlo adesso, in realtà. Ma perché l'ho aggiunto, ma non ho avuto tempo di sistemare tutto. Cioè, gli ho messo un paio di comandi. Gli ho tolto un paio di comandi, però, allora. Default, vediamo un attimo qua. Ah, spam protection, dovrebbe essere qua. Access emotes. Mettiamolo a 8. Vada. Ok, adesso non dovrebbe più dare problemi. Speriamo. Non lo so. Non ho mai usato Nightbot in passato. A 3 va bene. Ok. Ma adesso l'ho aumentato a 8, per cui dovrebbero andare bene. Poi non lo so in realtà se lui può bannare in automatico. Comunque, nulla. Oggi invece in programma abbiamo di continuare l'esame dei giochi. Che sono rimasti da scremare, insomma, tra categoria 2 e categoria 1. E andiamo a vedere invece altre due demo, brevemente. Allora, ieri per
parlare di... Adesso devo fare un'altra... Passiamo qua. Ok, tra l'altro non mi ricordo se l'integrazione della chat funziona ancora. Forse no. Se la rendo visibile? No, è tutto rotto. Ok, per cui no. Togliamo il coso della chat che è meglio di no. Tra l'altro anche queste cose qua. No, no, no. Vabbè. Poi dovrò sistemarlo. Cattura schermo. Ok. E facciamo... Ok, è lui. Però metti sotto la mia faccia, sotto tutto. Ok, e... Vai qua dentro. Ok. Ci sta. Un po' tondeggiante, ma ci sta, dai. Nulla, per cui ieri sera ho già tolto quelli nel 3 e 4. Adesso invece parlerò della categoria 2, cioè quelli che sono abbastanza interessanti. Per cui ho scelto un... No, non era un grigio, avevo scelto un verdino poco convincente. Ecco, questo verdino poco convincente che vuol dire sì, però boh, non il top. Cioè almeno non mi ha ancora convinto del tuttissimo. Allora, iniziamo da A Space for the Unbound, che si prende un bel 2. 2 perché... No, non voglio installare il controllo ortografico, anche se scrivo male, mi va bene così. Perché non mi ha convinto tantissimo, però è sviluppato da Toge Productions, che l'anno scorso mi ha mandato Coffee Talk, magari recuperate la recensione se qualcuno fosse interessato, che si è dimostrato narrativamente molto solido. Per cui dallo stesso team mi aspetto qualcosa di narrativamente molto solido, per cui anche se non mi ha convinto del tutto, posso dar loro la mia fiducia. E Adios, graficamente non mi è sembrato interessante. E neanche come livello di sonoro, solo che la storia potrebbe stravolgere questo mio pregiudizio negativo. Perché è tipo ambientato nel Sud America, c'è cioè della mafia di mezzo, tu sei tipo un pastore di porci e boh, succedono delle cose per cui tipo ti vogliono uccidere o tu devi uccidere qualcuno, scelte morali. Boh, sembra che la trama possa effettivamente ribaltare tutto. Ambition Minimum of Power è già categorizzato in 3, questo 4. Beacon Pines, che andremo a vedere più tardi, sembra interessante più che altro dal punto di vista grafico. Il trailer e la descrizione non mi hanno del tutto convinto. Lo definisco come un Winnie Pooh incontra... non mi ricordo più che cosa. Per cui è una definizione che non mi ricordo, non serve a niente, sto dicendo delle cose inutili. Va bene. Comunque, dopo proviamo la demo, cioè tra un attimo, per cui vedremo un attimo se possiamo spostarlo da un'altra parte o va bene così. Anche due si merita Do Not Buy This Game. Do Not Buy This Game sembra tantissimo The Stanley Parable, e per cui potrebbe essere interessante. Non so dirne di più, non è uscito, per cui non ci sono neanche tante recensioni che è ancora in sviluppo, per cui... Boh. Potrebbe essere interessante, potrebbe anche essere una cosa scoppiezzata e meno accattivante. Ancora nella categoria 2 abbiamo Lake, che sembra potenzialmente interessante dal punto di vista narrativo, non è ancora uscito, non so dirne molto. Cioè mi ha abbastanza interessato la descrizione per quanto riguardava la trama. Ah, la scala va da 1 a 4. 1 è quello che mi è interessato di più, 4 è quello che mi è interessato di meno. Sì, è una scala poco sensata, però insomma li ho divisi in tier di... Cioè, quando mi hanno mandato tutta la documentazione mi sono messo a studiare tutto attentamente, guardare i trailer, leggere le recensioni, provare le demo di quello che c'era la demo, eccetera, eccetera. E sono uscito con questi miei pareri, insomma, per cui li ho divisi in categorie di cui alcuni, boh, ci starò attento, alcuni li ho aggiunti alla wishlist, alcuni ho detto anche no. Tipo Later Daters, lo sconsiglio a tutti. Minutes of Island, anche questo sembra molto interessante, soprattutto come gameplay. Cioè, ci sta Tipella qua, sono delle isole piccolissime che deve fare delle cose, sono delle quest, boh. E sembra interessante, non è ancora uscito, per cui non so dire molto di più. Stesso nella categoria 2, She Dreams Elsewhere, che
No, non ancora. Sono andato in ordine, sono andato in ordine. Per cui, vabbè, se uno va all'indietro, quelli che sto mettendo nel 2 sono nella categoria 1. She Dreams Elsewhere. Sembra intrigante perché ha uno stile grafico un po' particolare e la narrativa mi sembrava che potesse avere dei buoni spunti non ancora trattati, ma non ne so molto di più. Per cui, non essendo uscito, non so molto cosa dire, sono molto così a pelle. Il prossimo invece, Suzerain, lo proverò a breve, mi hanno mandato la chiave, per cui spesso si potrà, cioè potrò decidere effettivamente se alla fine era un 2 effettivamente meritato o meno. E in pratica è una sorta di... cioè come trama siamo un dittatore sudamericano con tutte le scelte e le cose che comportano il caso. Insomma, un po' come un tropico, ma non hai da gestire una città direttamente, insomma, è più dal punto di vista proprio della persona. E questo punto ne sapremo di più presto. Due anche per un altro gioco di cui ho provato la demo, Unpacking, che in pratica è abbastanza puzzle, non c'è nulla di narrativa da quello che ho visto finora. Ti sei appena traslocato, hai degli scatoloni, apri gli scatoloni e sposti le robe. Ci sono tanti traslochi successivi, per cui all'inizio sei tipo bambino, per cui hai solo due cosette, due peluche, eccetera, eccetera. Tunic, ho provato la demo, ne parliamo poi più tardi. Se hai visto, l'ho saltato. Poi dopo, appunto, vai a vivere da solo, per cui c'hai tre stanze, poi dopo ti sposti con la moglie, per cui hai degli scatoloni diversi. Però è più una sorta di Tetris, tra virgolette, perché ci sono dei posti in cui puoi mettere le cose degli altri, in cui no. Alcuni sono anche un po' discutibili. Cioè, beh, ci sono delle cose che per forza vanno in bagno, per forza vanno in cucina. Ma tipo io il tostapane l'avrei lasciato sul ripiano e sul ripiano non gli andava bene. Dovevi metterlo tipo dentro un armadietto, il tostapane. E se uno voleva lasciarlo là fuori che si tosta il pane tutte le mattine, boh, non lo so. Comunque, boh, ci sta dal punto di vista di gioco puzzle, ma non tanto dal punto di vista di gioco narrativo. Graficamente sembra molto carino, molto cute. E nulla, e con questo concludiamo la categoria 2, per cui torneremo poi presto alla categoria 1 e andiamo a mettere in pausa la nostra colonna sonora e ci spostiamo invece a parlare della prima demo. La prima demo che come potete vedere dalle grafiche qua sotto è Beacon Pines. Non l'ho ancora provata la demo, ho sentito alcuni parlarne abbastanza bene, però finché non vedo non credo perché alla fin fine io certe volte ho dei gusti drasticamente separati, drasticamente diversi da quello che sono gusti di altre persone, per cui Beacon Pines, vediamo se lo prende tutto correttamente. Ok, sì, lo sta prendendo. E per cui boh, andremo a vedere insieme, vediamo anche cosa ne pensate voi. Allora, pa. Ok. Hiding spot games. Se ci fossero problemi con l'audio fatemelo sapere, perché purtroppo io non posso sapere l'audio pasticciato da OBS come viene fuori poi a voi. Spazio? Dear reader. Hey, Tommy, per favore non giudicare troppo il mio inglese, sai che non è perfetto. Allow me to introduce you to my book. Though it might at first appear like many books you've come across, it is far from ordinary. You may, therefore, have some misunderstandings about its nature. The story that awaits you has not been fully told. In fact, its conclusion is not yet unknown, even to myself. Speriamo. It is in that way that my book is special. It is in that way that you are special. Without you, there is no story. Chapter 1. Normal isn't what it used to be. Questo sembra un titolo di un bug di Nicolò. Ah, ecco, Nightbot ogni tot messaggio, ogni tot minuti dice che si può cambiare la lingua. Se dovesse passare qualcun altro dallo spam che ho fatto su Twitter o su Discord. This is a story about change.
Nestled, esatto, con le tedesche. In a shallow valley is the town of Beacon Pines. Far from the town square, across the river, past the neglected welcome sign, a young boy walks alone at dawn. His name is Luca Van Horn, and like you, dear reader, he is here for a reason. Questa cosa qua del libro mi ricorda molto la storia di Reinardo. Com'è che si chiamava? Quella prima di... È un gioco che ho recensito ma che non mi viene in mente, di cui non mi viene in mente il nome in questo momento. È quello prima di Omensight. E non mi ricordo assolutamente. Allora, mi sposto con Wasd. Ok. Hey Dad. La grafica mi ha sempre molto convinto di questo gioco qua. Adesso vediamo se ha qualcos'altro che lo supporta. The morning light filtered through the trees onto the gravestone. How are things going? A gentle rustle of leaves was the only reply. Today is the first day of summer vacation. I start middle school next year, I guess. Beato lui. I was 6 years old when you died. And it's been 6 years now. From here on out, you'll have been gone longer than you were here. Non so con che game engine è stato fatto. No, effettivamente. Non ha fatto nessuna immagine all'inizio né di Unreal né di Unity. E in genere se le usano quelle devono dirlo. Per cui suppongo che non sia nessuno dei due, ma non è detto. It feels like that should mean something. Mom always said that this tree was your favorite spot in the world. Me too. Tra l'altro nei videogiochi si può usare, cioè, nei videogiochi, nelle opere di narrativa ci si può seppellire sempre in qualsiasi posto, quando invece è una cosa super rigorosa nella vita reale, non è che puoi seppellire una persona a caso. E seconda cosa, è molto abusato, ma a me non dispiace mai, il introdurre un personaggio perché sta parlando con una tomba. Cioè, nel senso, fa un dialogo ad alta voce con il defunto, però in realtà, cioè, il game designer sta facendo sì che lo dica a te. Che sei quello che effettivamente lo deve sapere. Ehi, hey, Luca! Rolo was Luca's closest friend. I knew I'd find you here. Well, after I banged on your door till your gran answered. He possessed many fine qualities, but subtlety was not one of them. And after I checked the pond and climbed up to the treehouse, okay. Then I knew I'd found you here. Rolo finally notices the tears welling in his friend's eyes and the flowers on the grave. Oh, yeah, right. You and your mom always did this on your dad's birthday. Yeah. I didn't know if you were going to keep doing it now that your mom's gone too. Ca, ma è una gioia sto poverino, eh? She's not gone. She's just missing. Sorry, I meant to say since she went missing. She's gonna come back, Rolo. Of course she is. Speriamo. Poveraccio, cioè nel senso, adesso compa. Ok, Dad. See ya next time. Almeno c'ho la nonna, prima ha detto che c'ha la nonna. I think I'm ready to get out of here. Sure, lead the way. Ho detto mi impappino un po' leggendo in inglese, ma perché non sono tanto abituato a parlare fluentemente con i toni, le voci e tutto in inglese. No, che carino! Ci sono tutti i soffioni che vanno. Starnutisce. Che bello! Cosa mi ha dato tipo un achievement perché. Ah! Solletico. Penso sia solletico, ci sono delle mani che lo stanno. Ok. Wonderful, I had a good feeling about you from the moment you opened my book. That charm is a very special thing. Very special indeed. Keep hold of it for now. Its purpose will reveal itself soon enough.
abbiamo capito che è un pochettino. No, ma che bello! Cioè, non ci sono più qua? Ah, no, dopo un po' tornano. Ok. Beh, però è carino. Cioè, hanno fatto una cosa per gestire tutta sta roba qua. Solletico, ok. Oh yeah, I almost forgot. The whole reason I was looking for you. Già, adesso siamo andati a seguire lui, ma perché era venuto? I was wondering if you'd ever get to that. You know the abandoned warehouse by my place? The old Valentine building? Yeah, well, it isn't abandoned. Non ho visto cosa ha eliminato Nightbot. Era un link? Boh. Non so chi sia Axrennen 23575. Per cui penso fosse spam, effettivamente. What makes you think that? Get this. Last night it was glowing. Glowing? Are you sure? Kinda. That place has been empty since before the fall harvest. Yeah. Who would even want to poke around that place? We would, Rollo. We would. Wait, wait, wait. It's just a busted old warehouse. E allora perché sei venuto a cercarmi se dici non me ne frega niente di quella casa? What do you expect to find there? Answers. My mom's out there somewhere. And it seems like everyone wants to pretend that she's gone for good. You don't have to come, Rollo, if you don't want to. Luca. Remember that time I sort of accidentally burned down the chicken coop? And you jumped in it. And you jumped in and said it was your fault before my path throttled me? This is a flaming chicken coop sort of deal. I've got your back. Thanks, Rollo. Now that I think about it, poking around the decrepit fertilizer warehouse is exactly how I want to spend the first day of summer. Under the shade of an old straw hat, the scarecrow held a knowing smirk. One of its button eyes had been pecked out by a brush crow, creating the impression of an eternal wink. Che carino, no? Ha dei dettagli molto belli. Hey Jack! Morning Jill! Salutation, Dr. Ossenpfeffer the First. The third. Alright, I just have to tell Gran and then we can head out. What are you going to tell her? I don't know. I'll think of something. If it's all the same to you, I'll meet you at the welcome sign. Your Gran smells kinda funny. Suit yourself, I won't be long. Ha un odore strano, cosa vuol dire? Sta dicendo che mia nonna puzza? Cioè. Oh no. Mo' è morta, no? Speriamo di no. Dear reader, forgive me for this interlude. Remember that charm you found in the dandelion patch? There are more of those special charms to discover through beacon pines, immaginavo. They have been known to reveal themselves to those who are willing. Some of them can be found in this very house. Ok, ma cosa devo fare quindi, tipo? Boh, io spezzavo tutto. Since Gran had moved in, the house was more peaceful, more orderly, and more covered in flowery fabric. Ho come l'impressione che questa demo durerà di più del previsto. Le altre duravano una mezz'oretta, ma se c'è tutta sta roba da esplorare. The drawer was packed with his dad's old baseball card collection. An urge to collect things was passed on to Luca. No, che odio quando lasciano le cose aperte. Il mio ossessivo compulsivo. C'è il tizio fuori che ti aspetta? Ok. Ok, ci ha dato un charm. Però, allora, due cose mi triggerano male. Uno, perché lasci il cassetto aperto? Due, perché ti metti a dormire sulla poltrona quando c'è il tizio che ha detto, ah, arrivo subito. Ok, vogliamo il caminetto? Gran had already lit the fire. She kept a warm house as if by grandmotherly obligation. Ma è il primo giorno d'estate!
Ci siamo a giugno e c'è il camino acceso. Non lo so dove siamo, ma mi sembra un po' esagerato comunque. Dove sarà? Sopra o di qua? Secondo me è di qua, per cui se andiamo sopra ci sono delle altre robe. Just some dusty knickknacks. Non so cosa siano dei knickknacks. Tipo dei soprammobili, boh. Allora, nel frigo? Uff, has gone wrong in here. E lascia il frigo aperto. No, che fastidio che lascia il frigo aperto. Lui ha una maglietta a maniche lunghe, è effettivamente buona osservazione. Quindi possiamo supporre che siamo in una zona mediamente al nord. Però no, perché c'era il grano maturo. Il grano maturo all'inizio dell'estate vuol dire che è stra a sud. Cioè in meridione il grano è maturo all'inizio dell'estate. Boh, vabbè, forse sto cercando troppe cose. A pair of dull scissors, a broken can opener, a mostly empty bottle of glue, and some loose string. Ok, e questo era un charm. Cioè il charm è uguale a tutte le robe in giro. Magari non funziona come nella nostra mondo. Che bella inventiva, Tommy, mi piace. Cioè che puoi lasciare l'acqua aperta indefinitamente. Cioè la nonna c'ha ma... Fosse stata mia nonna mi avrebbe tirato giù una martellata in testa, probabilmente. Allora, abbiamo aperto il cassetto e lo lasciamo aperto. Ah, eccola. Oh my, this is quite exciting. I'm now certain that you are the one I have been waiting for all these years. Perché mi sono seduto sulla poltrona. You'll recall I was a bit coy regarding the use of charms earlier. Excuse me, I tend to have a flair for the dramatic. Bello che il narratore comunque interviene. Ci sarebbe ancora più bello se fosse doppiato, effettivamente, però costa un sacco il doppiaggio, per cui capisco che non l'abbiano doppiato. You are about to encounter your first turning point. There are certain times in this tale when everything hinges on a single word. You can use the various charms you have collected to alter events and thus completely rewrite the fate of Beacon Pines. This is no small thing. So step forth, dear reader, and grasp Hold of destiny itself. Ok. Ma è poi super pomposo. Cosa? Ci aspetterà. In the short time since her arrival, Gran had set about remaking the garden. The wild bushes Lucas spent his childhood playing in had been replaced by patches of fresh soil. Ok, quindi la nonna si è trasferita qua da poco. Vediamo cosa sta facendo. A beginner's guide to gardening, laid open on the bench. Che carino che la nonna, nonostante sia vecchia, si mette a imparare il giardinaggio. Hey Gran, I'm gonna go. For Pete's sake, go change out your pajamas before you say another word. Ah, quindi è in pigiama? But nothing. Inside clothes are for inside. And outside clothes are for outside. Mi piace, sì, mi piace molto. E poi tra l'altro, cioè, sono molto dettagliati, anche, ma non troppo dettagliati. Bello. Beh, dove sono le corna della nonna in tutto questo? Sono corrotti solo i maschi? Possibile, ci sono degli animali effettivamente in cui le corna della femmina sono più corte o meno presenti. Luca started at his feet and muttered under his breath. Mom always let me wear my pajamas in the garden. Well, Eleanor isn't here, is she? Now go upstairs, change, and then we'll talk. Ok, quindi dovevo andare piano di sopra comunque. Right, of course, I forgot about pajamas. E qua c'è ancora l'acqua che scorre. Neanche uscendo dalla stanza comunque sistema le cose, no? Quale sarà la mia stanza adesso? Allora, vediamo un po'. Tommy, ti consetto di sperimentare, cioè di scommettere. Porta 1, porta 2 o... No! Cavolo, spoiler. Ah, i cerbiatti femmini non hanno le corna. Guarda che esperto, Tommy. Hai visto qualcosa dalla stanza 3 in realtà? Ma io non ho capito cosa... Cioè, sono uscito subito per non guardare. Cos'è
cosa scegli? Quella destra e quella della nonna, dico. E quindi la mia è questa. Dici? O è quella a sinistra? Ok. Granite commandeered the upstairs closet when she moved in. Some things need shelter from a young boy's mischief, she said. Ah, quindi mi ha nascosto delle cose in sta stanza, quindi. Ok, proprio quella meno nostra. Se hai detto quella a destra della nonna, probabilmente è qua. Ah, qua ci sono due letti, però. Questo sarà quello della nonna, che è tutto super fatto, e questo è mio, probabilmente. E quello in fondo è allora della mamma. E qua ci saranno i miei vestiti. Cioè, dai, non ha neanche un armadio dove mettere i vestiti. Ci li tieni in uno scatolone. Che bambino terribile. Vuol dire che ha un fratello, tipo, oppure dorme insieme con la nonna. E secondo me dorme insieme con la nonna, come ho detto. Gran's bed was undisturbed. Infatti. Luca didn't mind that she had a habit of falling asleep in front of a fireplace. It meant that he could read late into the night. Ah, ok, quindi la nonna dorme praticamente di sotto. Ma è una nonna, cioè si spacca la spina dorsale stare su una poltrona tutta la notte. Ma è un acerbiato, per cui potrebbero non valere le cose. Cioè, oggi non so come mai sono così alla ricerca di cose che non hanno senso. Luca tossed on his favorite old sweater. Even though it was the first day of summer, a chill still hung in the air. Ok. Per cui qua spiega il caminetto, ma non spiega i cosi. E qua invece cosa c'è? Grunts moving in meant that most of Lucas' thing has been crammed in the corner. Ah, no, ok, l'avevo insultato per ritenere le cose nello scatolone, ma teneva le cose nello scatolone per far spazio alla nonna. Allora no, dai, è un bravo bambino. Luca was somewhat annoyed by the situation. Beh, posso capire effettivamente che non è che sia stato questo bel divertimento, no, se la nonna ti si infila in camera all'improvviso. Cioè, una nonna è una nonna. Di dove sono i devs? Guardiamo. Allora, i devs sono hiding spot. E se io cercassi. No, non voglio cercare qua. Se io cercassi sul internet. Hide spot games. Hanno fatto Beacon Pines, Flipping Legend Ephemerid. Ok, about Austin, Austin, Texas. Come il nostro caro tracciato di moto GP. Ma in Texas fa tutt'altro che freddo all'inizio di giugno, suppongo. Tu sei più esperto di me, Tommy, di sicuro che sei stato negli Stati Uniti. Ma a casa mia. E infatti, ma vuoto, allora non ha senso, è solo un mondo diverso, per forza. Perché in Texas fa tutt'altro che freddo all'inizio di giugno. He just wasn't re ready to go in yet. Ma a parte che in Texas non c'è sta natura florida e verdeggiante. Ah no, non ho letto cosa ha detto però di qua. Ah, non lo posso più vedere, vabbè, lo rivedrò nella live. Ah, ok, però devo andare a parlare con la nonna adesso. Tutto aperto il cuore, dai. Che fastidio. Ok, I'm gonna go hang with Rollo for the day. See you later. Hold up now. Where are you and Rollo headed exactly? Oh, nowhere special. The less Gran knew, the better for everyone involved. We were just gonna go. Ah! Ah, ok, devo scendere una delle tre. Mi
Chill. Direi che ha senso. A giugno cuoci le uova sull'asfalto in Texas, effettivamente. Hyde. Però mi sembra che la nonna non è che sia tanto d'accordo. Se le diciamo andiamo a nasconderci. A meno che non dica nascondino. A giocare a nascondino è un conto, ma a nasconderci. Non so quanto sia d'accordo la nonna che noi spariamo e ci eclissiamo per sempre. Beh. Perché vuol dire che spii qualcosa. Ma è quello che effettivamente facciamo. E non voglio dirle che stiamo andando a spiare in quella cosa abbandonata. Perché questo poi è una freccettina in su? Questo è una freccettina in su. Secondo me è quello più indicato. Metto questo. Mi spiace, Tommy. Secondo me no. E abbiamo fatto tutte le cose. Cioè, nel senso, da quello che abbiamo visto, solo interagendo. Tranne quello dei Dandelion, effettivamente. Che là dovevi passarci in mezzo e te lo sbloccava. Però, boh. E se uno arrivava là senza niente? Cioè, uno poteva. Niente, è una domanda da game design. Effettivamente, non possiamo darci una risposta. Non abbiamo provato. We were just gonna go chill for the day. The best lies are built on the truth. You boys are always in a hurry to do nothing. We stick to what we're good at. Bella risposta. Well, make sure you're done chilling in time for supper. Easy. Ok, GG easy. Impressive, you've managed to navigate your first turning point without too much of a mess. That is the power of charms. A simple word can change the course of history. I think it's time to introduce you to the Chronicle. The Chronicle is a record of the decision you have made. You can see the turning point which has been revealed. At any time, you can use the Chronicle to go back and invoke different charms, creating new branches. Ah, quindi posso tornare sulle scelte indietro. This conversation with Gran seems innocent enough, the perfect opportunity to experiment with rewriting things. Qui possiamo fare save scamming gratuitamente. Ah, torniamo qua, vediamo un attimo cosa. Allora, proviamo il tuo hide. Sei l'antagonista, perché? We were just gonna hide for the day. Hide? Traditionally, when one is trying to hide something, they avoid literally using the word hide. Yeah, I guess Rollo bet some other kids that we could beat them at hide and seek. Aren't you a little old for that? It's not like there's much else to do around here. Well, make sure you boys are done playing your little game in time for supper. All's well that ends well. Ah, quindi è andata bene uguale. Ok. Però. No, vabbè. Continua così, basta, mannaggia con sto lavandino che continua a sciupare acqua all'infinito. Come ambientazione mi sembra più nordamericana, però forse. A occhio, poi. È vero, non mi ha sgridato per essere un fannullone, è vero, mi ha solo sgridato perché gioco a nascondino a 12 anni. Ma che poi io penso a 12 anni giocassi ancora a nascondino, cioè non regolarmente, ma. Paesi Baltici. Sai che può essere. Però boh, mi sembra una cosa molto specifica per una persona in Texas. Cioè, probabilmente una persona in Texas non sa neanche che cosa siano i paesi baltici. Come on, come on. Woo! Dang it, Rollo. E se io vado di qua invece? The road leading to Beacon Pines was long and uninspiring. A sort of natural barrier for the impatient. Ok, mi sta dicendo, è troppo noioso andare di là e non andarci. E qua posso. No, non posso. Cosare con i fiori.
Ah, leggiamo il cartello. For a town with so few visitors, the welcome was perhaps more grand than necessary. Dai, un po' marcescente. Mi sembrava più cupo il setting comunque del trailer. Che carino, però mi piace un sacco. Ma cosa sta? Così e basta? Non mi dà neanche un charm. Per stare appoggiato a un palo. Guarda il maiale che dorme. Qua c'è un rinoceronte con un gattino e un coniglio. Qua c'è un gatto. Parliamo con questo. Ehi, Luca! Looks like you guys are in a hurry. I'm just keeping an eye on my boat. The SS Maritimes. Ah. Ma tizio dove è andato? Ah, è andato di qua probabilmente. Ma è sparito per sempre? Vabbè. Proviamo a parlare con la gente. Ah, quelli giocano a basket tipo. Zzz, zzz, zzz. Ok. Come on, Andy, grab his wallet, eh? I'm sorry, Iggy, I can't. Do it or we pound ya. Yup. Ah, quella non è una signora, è un bambino, tipo. Vestito da signora. Ma è enorme. Vabbè che è un rinoceronte, però, mannaggia. Magari se c'è un turning point dove arriva un pazzo con una motosega. Può essere, può anche essere. Yeah, but my mom said. Yeah, but. If I had a nickel for every. Yeah, but. I'd be the freaking king of nickels. Ain't that right, Tish? Yup. Cioè, questa è la mente e quello è il braccio, praticamente. Ma non rubate il portafoglio a questo povero tizio. Cioè, penso che ce l'avessero con lui. I'm just catching my breath a bit. Go on, I'll catch up. Ah, ma no, è lui, è il tizio di prima. Che. Sembrava un'altra persona. The Beacon Beacon. Ok. Coffee. Ok. Comunque si sa più. No, non lo so. Ad alcune cose americane e alcune cose più europee. Non lo so, è un mix tutto suo. Hey, Mr. Wilder. Morning, Luca. What's the day have in store for you? I was wondering if you heard any news about. News? The Beacon knows the news that needs knowing. Any news about the old fertilizer warehouse? Nope. Oh. Rollo thought he saw some lights there last night. Rollo ought to be careful poking around that part of town. The winds of change are blowing. And change is a dangerous animal. Ah, vedi? Vedi che sembra palesemente un salone, ma in realtà non lo è. Vedi che c'è il cambiamento in arrivo. Il cambiamento in arrivo è il pazzo con la motosega, come dicevi tu. Sì, è un post office probabilmente. Luca could see the morning regulars nestled in their booths at the early bean. Ah, non ho visto la carrozzina. Hey, Mrs. Nelson. Morning, Luca. Any big plans for the summer? Not really. Heard anything about the old fertilizer warehouse? Any strange happenings? Can't say I have. Either way, a dusty old warehouse is no place for a young boy. You be safe now. Cioè, allora, non abbiamo detto alla nonna che andiamo là, però lo stiamo dicendo a tutti gli abitanti di tutto il villaggio qua. Ma non posso salire, che peccato. Erano così belle ste scale. Ah. O newspaper. Eh sì. Può essere anche un tizio che fa robe. Mrs. Hatch could often be found near the fountain, too absorbed in a book to be distracted.
The two wandered down the wooden path, unaware of the danger ahead. Oh, this is getting good. Parla di due che vanno verso la cosa pericolosa e noi siamo due che stiamo andando verso la cosa pericolosa. Ah, questa potrebbe essere la sorella del tizio. Luca, just the fella I was looking for. Hey Roxy, what's up? O la madre. Alright, rendezvous with Roxy. This is an important turning point. The first time where your charms will change the course of fate. And currently, we only have one suitable charm at our disposal. Have no fear, we can always return later using the Chronicle once we find more charms. No, è fichissimo questo! Cioè, se noi troviamo un charm più avanti, possiamo utilizzarlo anche nel passato, per cui cambiare. Bello! E dobbiamo trovarne altri però nel futuro, perché qua finora non possiamo trovarne altri. Cioè abbiamo esplorato tutto, penso, fin qua. Nelle altre strade non potevamo andare. Però quindi vuol dire che il fatto di tornare indietro per cambiare il passato non è che ti porta delle strade diverse. Forse. Cioè forse devi per forza tornare indietro per continuare. Tipo, che ne so, tipo alcuni punti di Life is Strange in cui devi per forza fare una roba più avanti per poi tornare indietro, per poi tornare di nuovo avanti. Bleh. Well, now I'm just rambling. Where were we? Have you seen my idiot brother today? Ah, non è la sorella, ok. He skipped out before breakfast. Well, not really, no. Can't say I have. Can't say or won't say. Non sembra male la tipa, comunque. Come on, Roxy. Would I lie to you? Sì. Luca, wait up. I almost forgot to tell you. Roxy might be lurking around here. Te pareva. Te pareva. Sì, quello sì, però secondo me Tommy, visto che è la demo, vogliono farci vedere questa parte prima che ci sia più avanti, per farci capire anche che ci sarà questa meccanica. Quindi l'ha messo qua forzatamente per farci trovare questa situazione in cui vedere questa meccanica. This is one of her favorite places to stand around and be useless. Rolo. So we need to make sure she doesn't spot us. Rolo. Why are you doing that turning thing with your body? What? You're not scared, are you? She's harmless. And stupid. And she's right around the corner, isn't she? Don't mind me. Just over here lurking. Uselessly. Oh! Hey, sis! Che imbarazzo, che scena imbarazzante. Nice weather we're having, eh? I couldn't have but noticed you snuck out this morning before breakfast. Wasn't hungry. Also couldn't help but notice your morning chores were left uncored. Tanto non ho mai capito se si dice chore o core. Chore? Must have slipped my mind. Thanks for letting me know. Anyways, Luke and I have places to be. So if you don't mind... Oh, I do mind. I'm not gonna catch her again because of you. So either you march yourself home and feed those chickens, or I hold you on myself. Grande, Roxy. Best personaggio ever. Rolo froze as Roxy took a step toward him, crackling her knuckles. Luca knew he had one chance to save his friend from being dragged home. In the past, he found the best way to deal with an enraged Roxy was to be a little... chill. Come on, Roxy. It's the first day of summer. The sun's shining and we just want to take it easy. Let's leave tomorrow's problems for tomorrow.
That's great and all, but Rollo's problems have a way of becoming my problems. And Pa always says tomorrow's work is best left for yesterday. Mi piace questa. Il lavoro di domani è meglio averlo fatto ieri. March, you big off. Oh, rats. I expect a full report about the Valentine place. A full report? Questo mi piace, per cui in questa linea temporale noi andiamo da soli. Troviamo dei charm, torniamo nel passato, li diamo, cioè lo usiamo per questa scelta, per cui possiamo tornare. Questa ci prova Roxy o questa nuova qua? Possiamo tornare e andare là con lui. Mi piace sta cosa. Ma mi sta parecchio convincendo sto gioco. Penso che lo wishlisterò finita la demo. So Fitz, what are you up to do this lovely day? Nope. Cool, cool, cool. Ok. No, forse lui ci stava provando con lei. No, questa statua. C'era una statua super carina. Duke Valentine, founder of Beacon Pines. Never underestimate what a great man can do on his own. A bit much, if you ask me. Beh, però noi siamo da soli, così questa è una cosa positiva. Kip's hardware went out of business over a year ago. The building had sat vacant ever since. Mrs. Novak Bookstore... No, Miss. Mrs. sarebbe MRS. Miss Novak's bookstore was often closed until after lunch. Rummaging through the dusty piles of books was one of Luca's favorite ways to kill time. Però sembra un posto bellissimo da stare quando hai 12 anni. Luca, my boy, hold up a tick. Cioè puoi andare dove cavolo ti pare, perché tanto è super tranquillo, a parte se non vai dietro nelle cose, in un posto nucleare strano. Hey, Mr. Noncreed, I was just on my way to... I just sold the last jar of your grandmother's preserves. Can't stock the shelves fast enough, turns out. Hey, that's great, but I'm actually... I guess Juniper will just have to swing by with more of her lovely jam. Well, don't let this old man slow you down. You just remind her that she still owes me that dance. I promise Gran regretted the second it was made. Will do. She's a fine woman, that Juniper. Yeah, she's pretty cool, I guess. A real fine woman. Cosa ci sta provando di brutto con nostra nonna? Sì, è bellissimo sto giga coniglio. Gotta go. Sweeter than any jam on earth. Ci sta provando di brutto con nostra nonna. Cioè, c'è una cotta incredibile. The phone booth was brand new, part of the town's Beacon Pines Reborn initiative. Quindi siamo tipo nel passato. It didn't see much use. Non passato passato, però tipo tecnologicamente tipo anni 80. No, volevo le api che mi picchiano, no? Che postaccio dove andare? The path led into a small hollow at the edge of Whipwood. Oh, no turning back now. Caution, electrified fence. Is that sign new? The fence thrummed with a gentle electric buzz. Okay, so what would Rollo do if he was here? Luke often asked himself what Rollo would do. Qua scappa il morto, probabilmente. E dice, torna indietro, scegli un altro charm. Ah, ok. So that he could rule out that option. I'm definitely not touching that thing. No, infatti. No. Cosa ha fatto? Non mi ha dato un charm. Ha tipo raccolto un fungo, ma non è cambiato niente.
però Luca knew that if he gave up now, he'd never hear the end of it from Rollo. Cosa? Ma allora ha detto che là non vuole andarci. Ah, ok, poi continuare qua la strada. Però qua. Ma. A questo barile non posso farci niente. Qua non posso fare niente. Allora, no, qua non mi fa andare di qua. Aspetta. Di qua non sembra neanche. E quindi? Ah, me lo prende tipo in mano il fungo e poi? Qua non ce l'ha più. Quindi mi serve tipo per fare qualcosa? Boh. Allora, qua cosa abbiamo? Charm, che però non è che posso usarli in questo momento. Ah, ok, se prendo spazio di nuovo lo lancia. Oh, ok. The sparks flew from the fence, the light atop the section shut off. Two bulbs remained. Ah, ok, devo lanciare i funghi per distruggere la cosa elettrica. That's two. One more to go. Tanto questo pezzo lo fanno vedere anche nel trailer, ma non avevo capito. The fence's buzzing gave way to silence. Oh, moment of truth. Ok, moment of truth. Every kid in town knew the old Valentine Fertilizer building. Long abandoned, the warehouse once served as the industrial heart of Beacon Pines. Now it stood only as a reminder of things left behind. The dormant buildings showed strange signs of life. Ok, so Rollo wasn't exaggerating for once. What's going on here? There was only one way to find out. Wow, that smells awful. Too bad Rollo's not here. He'd have no problem poking around in here. Cioè dice che è un puzzone. The water looked almost diseased. A glowing sludge gathered in blobs at the surface. It flowed slowly into the woods. Ah, stanno inquinando il bosco. Guarda che pezzenti. The hose emitted a subtle sound. It was actively draining some kind of liquid. Tanto molto bello l'effetto che hanno fatto sul liquido qua che esce. Locked. Luca thought he heard faint sounds coming from the other side of the door. He pressed his ear against the cold metal to hear better. A zipper? Footsteps? The sound of footsteps grew louder. Hello? Shit! The heavy steel door knocked Luca to the ground. Disoriented, he looked up to see an imposing figure silhouetted in a green glow. Ecco il pazzo con la motosega. Non è con la motosega per ora, però. It lunged toward him. He tried to scramble away, but felt a gloved hand latch onto his neck. Ankle.
Luca watched his fingernails leave trails in the dirt as the hand slowly dragged him back through the door, into the lab, into the green light. This is a story about change. It was far from the sort of change Luca imagined for himself, but change is, after all, a dangerous animal. The end? To be a little shit. Okay. Make a break for it. This is madness. Did that little shit just kick me? Run all you want, you little twerps. You gotta come home eventually. Look at my boy. Hold up, Patik. Sorry, Mr. Nancred. Kinda in a hurry right now. Ok, non ci fa risentire tutto il discorso di prima. Boy's got too much of his favor in him. Father. I win! Little help? I am the champion! We were racing. Did that road get longer? Like anything ever changes around here. It seemed longer. You're just lightheaded from the run. You really need to pace yourself better next time. Not sure why I would take advice from second place. Has that sign always been there? Wait, what? Caution, electrified fence. No, that's definitely new. Creepy. How are we gonna get around an electric fence? Don't worry, I've got this. Stupido. Why did you do that? Pa always says, if you can figure out what the plan was when you're done. No, you can figure out what the plan was when you're done. Great. What now? Well, I did my part and established that touching the fence is bad. I'm sure you can handle it from here. I'll supervise. C'era scritto sul cartello from a safe distance. Mannaggia te, ma che idiota di amico ora. Ok. Wow, you're a genius, l'abbiamo già fatto. Nel passato, ma nel futuro, cioè. I think that did it. Luca, you never fail to impress. Ma perché lo sapevo già, ci abbiamo messo mezz'ora prima di capire. As the glowing window of the old warehouse came into view, Rollo began to bounce excitedly. Check it out! Dang, Rollo, you weren't exaggerating for once. Was there ever any doubt? This definitely needs investigating. Good thing two crack detectives are on the case. This is crazy. This is awesome. Stupido! Check out this puddle. That's not normal. Questo finirà morto. Se è un horror, questo di sicuro muore all'inizio. And this hose. Oh man, the door's locked. Try harder. Adesso ci secca tutti e due. No dice, it wouldn't budge. I'm tempted to prove you wrong, but I wouldn't want to embarrass you. Oh well. This dumpster is new, right? I bet it's got stuff in it. I can't really see what's in here. Who did all of this? My nose is itching. I think I smell some treasure. Are you sure this isn't the hazardous west? Just help me get in, Rollo. I would be my honor to throw away in the trash. Come on, Lady Luck. Oh, dang. So, what's in there? Perché non esce adesso il tizio? Let's see if mi rimane l'ansia. There's a squishy bag of squish. Wow. Hang on, there's more. A good inch of stagnant sludge. Your natural habitat. Wait, hold the phone. Two phones. Check these bad boys out. Are those walkie-talkies? Just like hand and tonic communicators.
Do these actually work? Ground command to Hank Tomic. Hank, do you read me? This is Hank Tomic, ground command. You're coming in 5x5. How are your vital readouts, Hank? It's getting a little stuffy in here. Ok Tommy, grazie per essere passato. Requesting assistance for evac. Help is on the way. Come ti è parso il giochino comunque? What was that? Someone's coming, give me your hand. I'm trying, my hands are covered in squish. Scoot over, I'm coming in. Tell me you saw that. Dude, I don't know what I saw. He's coming back, get down. The boys sat petrified under the weight of the bag. Okay, okay, okay. I think we should make a break for it. Stay calm, there's no reason to panic. I'm not panicking. You're panicking. Rollo, calm down. You don't have to squeeze my hand so hard. Dude, I'm not holding your hand. Quit messing around. What other slime-covered hand would be in here? Ah! Ah! Kaiser? I am beginning to see the benefits of your Run for Our Lives plan. Right, we've clearly established that I'm faster than you, so I'll go first. Why not go together? Flaming Chicken Co-op, Luca. I'll make sure the coast is clear. After I go, count to 100. If you hear me yell, run. If you don't hear me yell, run. Actually, either way, whole ass. Rollo? Yeah? I'll give you credit. You sure found an eventful way to start to our summer. It's what I do. Well, here goes nothing. Luca sat in the dark, tracking the sound of Rollo's footsteps as he ran. 1, 2, 3. He pressed his ear to the dumpster wall, straining to hear Rollo's footsteps as they faded away. 15, 16, 17. He tried not to think about the contents of the dumpster as he counted. 35. 36, 37. The thick stench made it hard to breathe. Screw it, that's long enough. Luca carefully lifted the lid and peered out. Nothing. No sign of Rollo, no sign of a man in the yellow suit. Time to hold us. Luca clambered up from the dumpster, stumbling to his knees. He was up like a shot and running, sprinting toward home as fast as he could. Beacon pines flew by, blurred by the tears that welled up in his eyes. He wouldn't remember getting home at all that night, throwing his front door open, storming up to the stairs, to his room, and surrendering to sleep almost as abruptly as he hit his pillow. Chapter 2. Finding a Friend. The next morning, it was quieter than usual at the breakfast table. Only the sound of silverware and chewing interrupted the awkward silence. I finished jarring a mess of jam last night. Ooh. So that'll need to go get delivered into town today. Okay. So what did you and Rollo get up to yesterday? Oh, nothing interesting. Kaiser, questa è la chiamata che ci mette nei guai. Hello? Calm down. No, of course, it was the right thing to do. Start gathering, folks, I'll be right there. Are you sure there isn't anything you want to tell me about yesterday? Anything I want to tell you? Not really, we just sort of ran around a bit. Grung's brow furrowed. She let
out a slow sig. Her voice was quiet and even. I have to go take care of something. You are to stay in this house for the day. Under no circumstance are you to leave. What? If I am not back by dinner, they're still in the icebox. But nothing. You are to stay here, understand? Yeah. Say it. I'll stay here till you get back. Good. Oh, and Luca, you left the icebox open yesterday. We're not made of money, you know? Ci ha insultato effettivamente perché aveva aperto il frigo. Luca stood in silent shock. Head grown, caught him in a lie. Where could she even be going? Well, that was strange. Ma interromperei la live, ma non so perché la demo continua ancora. An eerie electronic sound echoed from Luca's bedroom. Hello, is anyone there? Ah, il walkie-talkie. Hello? Rolo, is that you? Over. Qualcuno che bussa. Oh, hey, Roxy. If this is about me accidentally kicking you yesterday, is Rolo here? No. Look at me, Luca. This is serious. Is Rolo here? No, I haven't seen him since yesterday. Rolo didn't come home last night. What? A bit formed in Luca's stomach. Where was the last place you saw him? We were playing around in Whipwood, and then it was late and we went home. Whipwood? If he's alive, I am going to kill that little creep. Is there anything else? Anything that he said? Luca's mouth felt dry. No, we were just messing around. Okay. I need to go let people know to check the woods. If you can think of anything else that might help, let me know. Luca could feel his heart beating in his throat. Rolo, I've gotta go find him. E così esce di casa, 100 su 100. Devo andare però alla... foresta, immagino. Cavolo, me lo immaginavo prima, ma non me lo sarei immaginato il giorno 2 che successe una cosa del genere. Abbiamo promesso alla nonna di non uscire in assoluto. Oh, that poor boy. Yeah, Rolo's parents said he never came home last time. Oh, that poor sweet boy. And he's not kind of kid to run away or anything. Oh dear, that poor sweet little boy.
Rolo? Sorry, my boy. I haven't seen him since yesterday. I'll be sure to keep an eye out. La vecchietta qua? His eyes went wide in disbelief. What do you mean, vanish? Vest impossible. Oh my! He doesn't even see the danger he's in. Of course, why would anything be open in this stupid place? Oh yeah, Miss Novak usually doesn't get in till after lunch. And you are? Look at Van Horn. You're new here? Yep, not by choice. Beck's family moved often, giving her little time to establish any real connections with our kids. I'm looking for my friend Rolo. He didn't come home last night. So he's missing? I guess so. Like, missing, missing? Does that sort of thing happen a lot around here? Luca shifted his feet uncomfortably. Well, that sucks. Yeah. So I should probably get going. Hey, wait up. What? I'm coming with you. What? This is the first interesting thing that happened since I got here. Besides, you look like you could use some help. The name's Beck. Pleasure to meet you, Beck. I suppose I could use some help. Try to keep up. Dang, they boarded up the way in. Is this sort of thing normal around here? Because puddles of glowing ooze are definitely not what I expected from this place. I have no idea what that stuff is. Well, the next obvious step is science. And what does science suggest? Poke it with a stick. Luca watched as Beck dipped a broken tree branch into the goo. Beck's eyes widened as flowers grew from the dead wood. First the small buds, which quietly bloomed into vibrant petals. What the? Cool! As quickly as they had grown, the flowers began to shrivel and turn grey. Beck dropped the stick with a grunt of disgust. Okay, so the science tells us this gunk is weird as hell. Oh yeah, it seems dangerous. Hey Tish, look what the cat dragged in. Yep. I don't have time for this right now, Higgy. Oh, don't say things like that. It hurts Tish's feelings. Ain't that right, Tish? Yep. She looks fine to me. Why, hello, I don't think we have been properly introduced. Iggy's the name. This is my compatriot Tish. Yep. You've probably heard of us. Can't say I have. I'll forgive you just this once, on account of ya being new around here. Why would you hang out with this dude? Oh, he seems pretty alright. Iggy, why do you have to be so... you? Has he even told you that his parents skipped out on him? Shut up! It's true, they got tired of having such a pathetic kid and left him. Iggy, I'm only gonna say this one time. Don't talk about my family. Ha ha ha, well, looks who's grown a backbone now that a girl's around. First his pops croaked. Then his mom finally couldn't take it anymore. Iggy took a step towards Luca. He's nearly lit by the glowing puddle. Beck could see tears welling in Luca's eyes. His fists clenched. Some things about Beacon Pines were very different from the city, but a bully from a high-seed town is really no different from a city bully. Beck took a deep breath and thought, well, time to bust out the... tickles. Hey Tish, wanna see something cool? Yep. Check it!
back turned, lunged forward and began to tickle under Tish's arms. What the? Tish, is she tickling you? Yup. Hi-yup. Hi-yup. Tears began to form in Tish's eyes as she gasped for breath between gazes of laughter. Hi-yup, hi-yup, hi-yup. Beck redoubled her effort until Tish finally had enough. Hi-yup. What just happened? She seems nice. Surfer interruption. I think you were just threatening us. Iggy's eyes darted around, the realization dawning on his face that he was now outnumbered. I just remembered. I have somewhere to be. See you around, you kid. Iggy kicked at the puddle toward Beck before making his escape. Whoa. What a little creep. Beck, I think you got a little ooze in your hair. Beck shook the ooze out of her hair as best she could. Is it bad? It depends. What are your feelings about having a more mature, refined look? Oh God. I'm afraid that's the end of this part of the demo. But that doesn't mean there isn't more to discover. Remember, each new charm you've found has special power. Just look to the Chronicle. And don't forget to wishlist and follow to find more cool stuff. Most importantly, if you enjoyed the demo, please tell your friends. Ok, penso che non lo proverò adesso, visto che comunque abbiamo passato parecchio tempo insieme, 1 ora e 20. Farei un attimino di pausa e ci ritroviamo tra un attimo a vedere l'ultima demo. Ciao Pierpa! È un sacco di inglese perché in realtà è tutto scritto in inglese là, per cui cioè io ho commentato in inglese, ma levo il tag italiano o aggiungo quello inglese, ma dici ok, è vero. Non me lo fa mettere il tag English comunque. Forse perché la lingua dello streaming è segnata come italiano. Come cambio qua il tag da OBS? Non me lo fa mica togliere. Vedo, provo a vedere qua da gestore streaming. Allora, modifica impostazione dello streaming. Allora, italiano, noto. Non voglio italiano. English. No, perché non mi... Forse perché alcune cose le mette in automatico. Se metto invece English, la tag la cambia. Proviamo. No, continua a tenerlo là sotto, perché? Può essere. Forse dovrei avviare. Vediamo dopo. Comunque stavo dicendo che faccio un attimino di pausa, visto che è durata un po' questa. Tommy ha desistito a una certa. Penso che durasse meno la demo. L'ho finita appena adesso, quella di Beacon Pines. Molto bellino comunque.
Nulla, vado un attimo, bevo un attimino perché ho dovuto leggere davvero tanto tanto testo. Tra una decina di minuti torno e facciamo l'ultima demo e poi concludo. E poi concludo. Ci vediamo tra poco.